perché in realtà quello che stiamo vivendo non è che sia poi così nuovo, sapete? È qualcosa che effettivamente era scritto in tanti testi diversi, ma era scritto. Era qualcosa che in fondo chi detiene il potere non vedeva l'ora di cogliere l'occasione di utilizzare e sfruttare per aumentare il proprio potere, in barba a tutti quei principi, no, di cui vi hanno sempre parlato, tipo il costituzionalismo, la tripartizione dei poteri, eccetera, eccetera, eccetera. No, hanno trovato il modo, esattamente come ci hanno raccontato alcuni scrittori distopici, di trasformarci in prigionieri con l'aggiunta delle cavie umane. Questo è quello che sono riusciti a fare. Allora, la storia di libertà che vi voglio raccontare, ve la voglio raccontare proprio attraverso dei libri. Io sono uno scrittore, non chiamatemi giornalista perché lo sapete, non l'ho già detto, se mi chiamate giornalista mi arrabbio pesantemente. Ero giornalista, lo sono stato per più di 30 anni, iscritto a quell'ordine, per oltre 20 come professionista, ma dopo aver visto il comportamento di questa categoria infame, definirla infame effettivamente è un eufemismo, questa categoria di collaborazionisti, questa categoria di servi venduti. Bene, la cosa che ho dovuto fare, proprio in coscienza, perché ancora io sono uno di quelli che crede in quei vecchi valori, del tipo che quando ti guardi allo specchio al mattino vuoi vedere la tua faccia e non provare schifo nel vedere la tua faccia. Ecco, i giornalisti dovrebbero provare schifo a vedere la propria faccia quando si guardano. Perché? Perché vi hanno raccontato una montagna di menzogne, una montagna di palle, una montagna di dati e finte testimonianze che nulla hanno a che fare con la verità, ma credetemi. E il primo libro è proprio George Orwell, Il potere e la parola, e Orwell spiega molto bene come il linguaggio politico, che è poi quello che utilizzano oggi i giornalisti, è studiato proprio per far apparire le menzogne più incredibili come qualcosa di vero. Ed è quello che è successo. Io, tra l'altro, mi è capitato varie volte di incrociarli questi giornalisti. Ah, tra l'altro lo faccio anche qui. Ci fosse qualcuno che è convinto che questa sia la febbre spagnola o la peste nera del 300, lo invito a venire a dibattere con me e discutere su numeri, fatti, testimonianze. Anche perché, sapete, io vengo da Bergamo. Bergamo è quel posto che in italiano si dice l'epicentro del Covid. Se vogliamo buttarla lì, è una specie di buco del culo del mondo del Covid. Questo è quello che è successo a Bergamo. E a me, sono purtroppo state sottratte 6 persone care, 4 amici e 2 parenti. Ed è stato proprio quello che mi ha permesso di cominciare a ragionare su che cosa stesse accadendo. E ho cominciato a ragionare, sapete perché? Perché guarda caso il mio medico di base, da subito, metà febbraio, quando hanno cominciato a parlare di un virus sconosciuto, cosa che non è assolutamente vera, c'è una circolare del 22 gennaio del Ministero della Salute che viene mandata a tutte le ATS, e lo potete trovare ad esempio nel libro, visto che parliamo di libri, del dottor Citro, la quale circolare dice chiaramente a queste ATS che cosa? Che in Italia è arrivato un virus di tipo similinfluenzale, che come tutti i virus similinfluenzale tendenzialmente avrà una letalità bassa, ma bisognerà stare attenti e curare le persone anziane. 8 giorni dopo hanno cominciato a fare l'esatto contrario di quello che hanno scritto in quella circolare. Hanno creato uno stato di emergenza che non si poteva creare, che è incostituzionale, hanno violato almeno una decina di articoli della Costituzione e hanno cominciato a terrorizzare la gente. E quando incontro i giornalisti, dicevo, la prima domanda che faccio loro è: Madonna, sta roba qui è un disastro, ha ucciso. Dimmi tu, in Italia, al 31-12 del 2020, cioè l'anno scorso, dopo un anno di catastrofe dalla peste nera, qual è l'indice di mortalità in Italia, relativo al Covid? Non c'è un giornalista che mi risponda. Un giornalista, cioè quelli che vi stanno facendo cagare addosso, non mi dicono e non sanno qual è l'indice di mortalità. Allora ve lo dico io per l'ennesima volta. È lo 0,14%. Cioè sono 14 persone ogni 10.000 abitanti.
14 persone ogni 10.000 abitanti. Sapete ad ottobre del 2020 l'OMS che quando devono terrorizzare citano, quando invece non devono terrorizzare non citano mai, a ottobre dell'anno scorso dichiarò quanti erano i contagiati esistenti nel mondo da cosiddetto Covid, cioè da questo virus SARS-CoV-2, e soprattutto qual era l'indice di mortalità a livello mondiale? Lo 0,14%. Lo 0,14%, ma non l'avete trovato scritto da nessuna parte, non l'avete sentito dire da nessuna di queste virostar ridicole, ma ridicole, che hanno giocato con la vita delle persone, perché quello è quello che hanno fatto, hanno giocato con le vostre vite. Del resto, Mark Twain, grande scrittore, diceva: chi sono i giornalisti? I giornalisti sono quelli che sanno distinguere la verità dalla menzogna, ma pubblicano la menzogna, ed è quello che hanno fatto puntualmente sino ad oggi, che stanno continuando a fare per creare una narrativa di tipo terroristico. E qual è quello che stanno, cos'è quello che stanno creando? Passiamo al secondo libro, Come si diventa nazisti. Questo è un libro molto interessante di uno storico americano scritto nel 1968, William Sheridan Allen, tra l'altro uno di quei libri che vengono citati moltissimo, sono stati letti moltissimo da coloro che oggi ci chiudono in casa. Perché? Qual è la cosa bella di questo libro? La cosa bella di questo libro è che ci spiega come, e noi lo vediamo intorno a noi, lo abbiamo cominciato a vedere già dall'anno scorso a marzo, ad aprile, i delatori sul balcone, la gente che chiamava i carabinieri dicendo: il mio vicino è andato oltre i 200 metri con il cane, e i carabinieri venivano. Come si diventa nazisti è la storia di una piccola comunità di 10.000 abitanti, si chiama Thulberg, che poi lui ha chiamato Thulberg nel libro, ma in realtà è Nordheim, nella quale si spiega esattamente quali sono i comportamenti delle persone rispetto all'avanzata del totalitarismo, che è la stessa cosa che sta succedendo oggi. Le persone cosa fanno? Assecondano l'avanzata del totalitarismo, per mille motivi assecondano l'avanzata del totalitarismo, perché non vogliono aver problemi, perché è dura mettersi in gioco come stiamo facendo noi, che io ho una ventina di multe, un paio di denunce, che ci mettiamo in gioco per andare in giro, ho cercato in tutti i modi di prendere il Covid, io, credetemi, abbiamo organizzato cene, abbiamo organizzato feste, le abbiamo riorganizzate un mese dopo quando ci dicevano che avremmo creato cluster. Abbiamo vissuto normalmente, cazzo! Abbiamo fatto la cosa più normale del mondo! Normalmente abbiamo vissuto! E siamo qua a raccontarvi esattamente questo. E invece quello che hanno fatto loro, e torno ai miei parenti, loro quello che hanno fatto è che hanno ammazzato le persone. Ed è per quello che lo dico anche in questa piazza, come si diventa nazisti potrebbe essere tradotto come si diventa speranza. Perché io il libro di Speranza, Perché guariremo, l'ho letto, anzi l'ho letto e riletto per andare a capire effettivamente questo fenomeno della salute, che cosa raccontava in un libro, a parte il fatto che nel mezzo della pandemia più incredibile della storia, come dice lui, lui ha tempo per scrivere un libro. Bene, quel libro è una cazzata unica, anzi vi dirò di più, se voi prendete il Mein Kampf di Hitler e prendete il libro di Speranza, Perché guariremo, trovate almeno una decina di analogie. Ecco qual è la storia. Però continuano a terrorizzarci, addirittura in anticipo rispetto a quello che hanno fatto l'anno scorso, perché notate, noi stiamo assecondando quello che è la peggiore cosa che si possa assecondare per diventare nazisti, la cosiddetta nuova normalità. Ma quale nuova normalità? Ma quale nuova normalità di fronte ad un'influenza che si ammoscia un po' come qualcosa che mi ricorda di mio? Ecco qua. Noi stiamo vivendo e assecondando la nuova normalità, e la nuova normalità è proprio quella che serve per diventare nazisti, per trasformarci in una specie di campo di concentramento dove ogni tanto decidono di allungare il guinzaglio e permetterci di uscire. Poi però, e lo stanno già facendo, no? Si inventano la variante Delta, Alfa, Mega, ora sono 24 le lettere dell'alfabeto greco, mi pare, quindi preparatevi a 24 varianti prima che ne inizino altre. Ma soprattutto fanno un'altra cosa importante, ci mettono gli uni contro gli altri. Ci mettono gli uni contro gli altri.
E una delle caratteristiche, parlando di una storia di libertà, è per quale motivo ci mettono gli uni contro gli altri, qual è lo strumento che usano. E qui arrivo al terzo libro. Il terzo libro è di un autore che è pressoché sconosciuto in Italia e si intitola Il nostro nemico lo Stato. Vero soprattutto perché in questi 16 mesi abbiamo visto cos'è lo Stato. Io mi ricordo ogni tanto quelli che dicevano: ah, ma lo Stato non è presente, ah, ma lo Stato non c'è, ah, ma manca lo Stato. Volevate lo Stato? Ecco cosa ha fatto lo Stato. Ha messo addirittura le forze dell'ordine ad andare a multare chi cammina senza mascherina. Questo è lo Stato. Addirittura se ne sono fottuti coloro che nelle forze dell'ordine sono militari e giurano sulla Costituzione della Costituzione. Questo è quello che hanno fatto. Lo Stato, quando vuole essere lo Stato, questo è quello che fa. E cos'era il nazismo se non esattamente, o il comunismo, non è la stessa identica cosa, perché Orwell, quando scrisse 1984, aveva in mente ben chiaro il tipo di dittatura che si stava creando. Era quella dell'Unione Sovietica, che magari qui a Carpi nel 1948-50 raccontavano essere il sol dell'avvenire, no? Ma quello è quello che vogliono tenere. Questo è lo Stato. Lo Stato è quella roba che quando decide che voi siete cavie, voi diventate cavie. Lo Stato è quella cosa che quando decide che voi non avete diritti, voi diventate persone senza diritto, diventate prolet, per dirla ancora con 1984. Questo è lo Stato. Uno Stato fatto da chi? Da una casta che ha solo privilegi. Certo, purtroppo un po' di colpa l'abbiamo noi, l'abbiamo noi un po' di colpa, perché in passato siamo sempre andati a chiedere favori, a chiedere diritti che non erano diritti, a chiedere aiuti che non erano aiuti. E ricordatevi sempre che se vogliamo qualcosa in antitesi con quella che è la dittatura, con quella che è la tirannia, quella cosa si chiama libertà. Ma libertà ha un sinonimo dal quale non si può eludere, e si chiama responsabilità. Responsabilità. E poi, ovviamente, se noi diamo allo Stato canaglia la possibilità di fare quello che vuole, eccoci qui oggi ad essere delle specie di foche monache, no? In via di estinzione, che ancora hanno semplicemente avuto il buon gusto della ragione per analizzare le cose come stavano. Ma c'è il quarto libro, qui faccio un po' come la De Mari, plim plom. No, perché il quarto libro è il mio, nella vita faccio questo, non vivo di sussidi, non vivo di redditi di cittadinanza, cerco di andare a vendere i libri che scrivo. E in questo libro, che è uscito un mesetto fa, guarda caso chiamato l'esperimento, proprio perché quello che stiamo vivendo noi è un esperimento per legge, perché vi siete mai chiesti per quale motivo quel criminale che si chiama Speranza ha deciso di fare ricorso al Consiglio di Stato contro le terapie domiciliari, contro le cure domiciliari, che io ho visto in decine di medici realizzare personalmente? E tanto per dirvi un dato, il 99,8% delle persone curate nei primi 3 giorni con diversi tipi di medicinali sono tutte sane e salve. Ma questo non poteva andare bene, perché per far passare il nuovo esperimento, che è quello appunto di questo siero particolare, avevano bisogno ovviamente delle loro leggi. E quali erano le loro leggi? Erano quelle che ci raccontavano sin dal 2006, scritte in Europa, e anche lì l'Europa gli interessa quando devono metterci, come diceva sempre Orwell, lo stivale sopra la testa, ma l'Europa diventa invece inconsistente quando ha notizie oppure ha leggi che invece servono per dimostrare che quello che stanno facendo è una follia. Dal 2006 esiste un chiaro regolamento, ripreso tra l'altro dall'EMA, cioè l'ente europeo del farmaco, e dall'AIFA, il quale dice che nel momento in cui per una malattia o pandemia o epidemia o quello che volete voi esiste una cura,
non si può usare alcun tipo di farmaco sperimentale. E allora cosa dovevano fare? Dovevano fare ricorso contro l'idrossiclorochina che hanno vietato, contro l'ivermectina che hanno vietato, eccetera, 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 per poter giustificare l'abominio che stanno facendo. Io non sono, ve lo dico chiaro, un Novax, io non sono, ve lo dico chiaro, un Sivax, io sono per la totale libera scelta delle cure. E questo è sancito dalla dichiarazione di Norimberga, dal trattato di Oviedo, dal trattato di Helsinki, dall'articolo 32 della Costituzione italiana, con la quale si puliscono il culo da 16 mesi a questa parte. E quando dico quello che dico, lo dico a ragion veduta. Quando io dico che Speranza è un criminale, non lo dico per fare una buttata e farmi applaudire. Lo dico perché io lo vorrei portare proprio davanti a un tribunale, se mi querela. E andiamo lì e gli porto 250-300 testimoni, qualche migliaio di studi, dei documenti, le testimonianze, per dimostrargli che le persone potevano essere salvate, non come i miei due cugini che sono stati fatti morire a suon di tachipirina e vigile attesa. Perché io l'ho sentita mia cugina quando i miei sono morti, dopo 4 mesi, perché era sconvolta. E al telefono, 30 minuti di telefonata, è stata un'agonia sentire il racconto di queste persone. Sentire il racconto di una donna che dice: io chiamavo il medico, ma il medico non veniva, diceva che il protocollo non permetteva si venisse. Io chiamavo il medico e il medico mi diceva: continui con la tachipirina, poi eventualmente chiamerà il 118. Poi quando ho chiamato il 118 a Bergamo ci sono volute 2 ore perché rispondesse al 118, e poi alla fine ha rivisto suo marito in un'urna. In un'urna. E qui abbiamo proprio la cinicità, la crudeltà di questa gente. Abbiamo contro dei nemici che sono bestiali, sono dei tiranni veri questi. A questi non gliene frega assolutamente nulla delle vostre vite, nulla. E ancora oggi stiamo vivendo queste situazioni negli ospedali, nelle RSA, dove non puoi andare a trovare, ci sono persone che da mesi non vedono un anziano e gli stanno morendo gli anziani senza vederli, mesi. Questa è la situazione che viviamo. Ed ecco perché siamo in un esperimento. E nella seconda parte di questo esperimento, perché il libro è fatto da 2 libri, una parte in cui, ancora con un racconto distopico, vi dimostro come funzionano i meccanismi del potere, e dall'altra cerco di spiegare questa situazione transumanista nella quale ci siamo finiti. Perché guardate che questi non fanno niente per niente. Questi non è che fanno niente per niente. Il potere, altro che noi essere complottisti, noi siamo quelli che eventualmente i complotti li scoprono, loro sono quelli che li ordiscono. E tra l'altro non è che sia difficile scoprirlo, perché basta andare a leggersi tutti i documenti, come ho fatto io, i documenti del World Economic Forum. Cioè, Klaus Schwab ha scritto un libro intitolato Covid-19, il grande reset. Cioè, non ha scritto Ho le morroidi, il grande reset. Covid-19, il grande reset. Se voi andate a vedere i documenti che c'erano sul sito del World Economic Forum, alcuni li hanno tolti, no, i furbetti, perché erano talmente sfacciati da pensare che i giornalisti fossero tutti solo dei leccaculo. Invece c'è qualcuno che, uscendo dai giornalisti, cerca di fare seriamente il suo lavoro e va a cercare la documentazione. E nei loro documenti è scritto: quello che vogliono fare dal qui al 2030 è ridurvi a una specie di monade che vive in casa senza privacy e senza proprietà. Vi vogliono controllare, vogliono sapere tutto di voi. Voi pensate che la storia del Green Pass sia legata specificatamente alla questione sanitaria o vaccinale? Non c'è nulla di sanitario in questa porcheria. L'unica scienza che hanno applicato dall'inizio si chiama programmazione neurolinguistica, si chiama ipnogenesi, si chiama propaganda. Ed era tutto scritto nei libri. Voi leggete gli 11 punti di Goebbels, che era il responsabile della propaganda di Hitler, e ci trovate i comportamenti del governo italiano e dei governi mondiali. Voi leggete i libri del ministro della propaganda sovietico, Zhdanov, e ci leggete esattamente quello che stanno facendo. E noi siamo ridotti in questo modo. E chiudo.
Molti mi dicono perché lo fanno e molti mi chiedono come si fa ad uscirne. Io avessi il perché lo fanno, l'ho capito, ve l'ho detto, è sempre solo una questione di potere, credetemi. Voi, noi non contiamo niente per questa gente. Quando sentite parlare di bene pubblico, quando sentite parlare di queste parole altisonanti, sappiate che vi stanno prendendo per i fondelli, sappiatelo, mettetevelo in testa, c'è ormai 50 anni di storia in questo paese che lo dimostra, 50 anni di storia. Quello che a loro interessa si chiama potere, questo è quello che vogliono. E come uscirne? Per uscirne non è facile, non ho proprio una soluzione. Noi, io da mesi, ripeto, ho decine di multe, denunce, non mi interessa. Da mesi, come Movimento Libertario, abbiamo scelto sia di fare da testimoni, esattamente come voi, siete dei testimoni in questo momento, vi ringrazio, e sia di difendere quelle persone che hanno subito abusi da parte delle autorità e da parte delle forze dell'ordine. Quindi abbiamo difeso centinaia di persone multate per le mascherine e non hanno pagato una multa. Abbiamo difeso una decina tra ristoratori e commercianti che volevano semplicemente lavorare, vi hanno tolto anche il diritto di lavorare. E ad oggi continuano a lavorare e hanno lavorato mentre ovviamente c'erano le zone rosse, il lockdown e queste cazzate. Questo abbiamo fatto, ma la realtà è che dipende solo da voi. Perché c'era un grande americano, ci avviciniamo al 4 di luglio, la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, che secondo me è un pezzo di storia importantissima. E in quel mondo c'erano dei grandissimi, ma veramente dei grandissimi pensatori, e tra loro c'era uno che si chiamava Friedrich Douglass, che diceva: i limiti della tirannia sono stabiliti dalla resistenza di coloro che hanno la forza di volontà di opporsi. Voi siete un esempio di questa resistenza. E dato che in queste terre con la resistenza vi avranno fatto una testa enorme, immagino, fino all'altro ieri, no? Poi ovvio, arriva il 25 aprile la festa di liberazione, vi tengono chiusi in casa, arriva il 2 giugno la festa della Repubblica e siamo in una dittatura, arriva il 1 maggio la festa del lavoro e vi vieta di lavorare. E sti cazzi, allora è il momento di dire basta a tutto questo e, come chiudo sempre, viva la libertà!